voluto fortemente questa conferenza stampa dopo numerosi rinvii. Eccoci qua, il titolo che ha dato a questo evento è "La gente deve sapere". Che cosa ritiene che la gente di Cava debba sapere? Allora, la città deve sapere, perché Cava dei Tirreni, ho fatto una premessa, si chiudono delle esperienze formative, politiche importanti. La gente deve sapere i motivi dell'epilogo di queste esperienze. Sono verità che bruciano. Io ho un po' ricostruito tutto quello che è stato fatto per arrivare poi a mettere fuori gioco politicamente me. Ho fatto anche dei nomi in conferenza stampa, non me ne vogliono le persone, limitandomi a giudizi politici, in primis il sindaco, il presidente del consiglio, qualche consigliere di maggioranza che ha remato e ha effettuato un ragionamento che non è politico. Questa è la cosa che rattrista. Nella politica possono entrare soltanto ragionamenti politici, ma quando si arriva a fare ragionamenti ad personam, sulle persone, come è stato fatto con me, vuol dire che gli interessi che muovono dei cambiamenti di scenari politici sono interessi personali, non possono essere interessi che guardano al bene comune. Come sappiamo, non è stato riconfermato alla carica di vice sindaco e assessore al territorio. La settimana era stato annunciato Salzano, sì, in quel ruolo, ma lei continuerà a essere consigliere comunale, continuerà la sua carriera politica? Per legge, io, una volta che mi sono dimesso il 15 aprile del 2013 e ho accettato la carica di assessore, sono fuori, perché ci sono le dimissioni che sono irrevocabili di consigliere comunale per poter fare. Però fra un anno si vota, quindi il mio impegno politico non continuerà a Palazzo di Città, ma continuerà a Cava dei Tirreni, creando delle sinergie con enti e associazioni che mirano al bene della nostra comunità, e mettendo in campo tutte quelle iniziative che possono risolvere i problemi che magari io come assessore, io stesso, non sono riuscito a risolvere dei nostri cittadini, o che il Comune non riesce a dare risposta. Quindi continuerà il mio impegno politico e prevede la realizzazione di un progetto molto importante che mira a selezionare una nuova classe dirigente, perché io in conferenza stampa ho detto no ai vecchi politici, alla vecchia classe dirigente, al modo vecchio di fare politica. Vedrà impegnati chi in questo progetto? Professionisti. Io ho un'associazione che ho rispolverato, che non è mai cessata, Progetto per Cava, però che cambierà nome, che annovera professionisti, persone che hanno una loro dimensione lavorativa. Io ho detto in conferenza stampa che chi non ha una dimensione professionale fuori dalla politica non può fare politica, cioè chi pretende di venire in politica per chiedere, non per dare, per trovare una sistemazione lavorativa, deve stare a casa, perché questo è il cancro della politica. Cioè, la politica ha bisogno di persone che già vivono non della politica ma delle loro risorse per il loro lavoro, per la loro dimensione professionale, e questo è il progetto che io voglio mettere in campo.